Signor Blackfish, mi scusi, io... Beh, forse è meglio andare subito al dunque. Vorrei chiedervi di parlarmi di Gregor Herschel. Ehi, vecchio mio, non hai dimenticato qualcosa per caso? Cosa volete dire? Non hai niente per sciogliere la lingua? Temo di no, signore. E allora levati dai piedi. Come... Hai capito bene, vattene da qui. Intendevo offenderla. Va bene. Se vuoi parlare, porta un po' di rifornimenti. Torna più tardi. Grande figlio. Al vostro servizio. Scusatemi, per caso avete qualcosa di forte? Qualcosa in grado di rallegrare il morale di un pescatore? Intendete del liquore? Che ne dite di questa roba? Sapete, non è facile trovarne per come vanno le cose oggigiorno. Le scorte scarseggiano alquanto e i fornitori ne approfittano. Per non parlare degli assicuratori. Tutte cose che fanno aumentare il prezzo. Accidenti, io non sono qui per guadagnare, sono qui per servire i miei buoni clienti, se loro mostrano di apprezzare. Ecco, questo può bastare. Che io sia dannato, siete un ottimo cliente, signore. Mi piace la gente che apprezza i miei sforzi. Se mai vi dovesse servire dell'altro, beh, sarà un piacere esservi utile. Hai portato l'acquavite, amico? Eccola, ed è di buona qualità. Perfetto. Allora, sai che a quel tempo di Gregor Herschel si dicevano cose terribili? Non era certo un angioletto, e sono sicuro che deve avere accumulato montagne di denaro. Qui da noi nessuno fa niente per niente, amico mio, questo lo sai. A quell'epoca gli uomini d'affari locali volevano un profitto veloce a ogni costo. I vascelli gettavano l'ancora di notte e i brigantini e caravelle trasportavano merci di contrabbando. Insomma, ti sarei fatto un'idea, no? La differenza è che sulle sue navi viaggiavano schiavi della Guinea, li facevano sbarcare a nord di Pawtuxet. C'era una prigione laggiù, un grande edificio di pietra. Per molto tempo le cose filarono lisce, lui non era l'unico nel ramo, capisci? Salvo che un bel giorno non si trattava più di negri. In quel periodo la marina era sul chi vive per via di una nave della guardia costiera bruciata, la Liberty. Individuarono un grosso mercantile che procedeva a luci spente verso Naki Point. Lo seguirono, lo abbordarono e... Ah, santo cielo, vorrei avere visto la faccia dei doganieri quando scoprirono il carico. Erano mummie egizie. Scommetto che lui si seccò alquanto perché non era merce illegale. E le mummie? Nessuno sapeva cosa servissero. Hai capito in che genere di affari era immischiato? Mummie? Strana merce da contrabbandare. E questo non è tutto. Vedi, la cosa più strana di tutte era la frequenza con cui Herschel cambiava i suoi marinai. Un equipaggio scendeva a terra con la paga per il viaggio. E quando veniva l'ora di salpare di nuovo c'erano sempre 2 o 3 uomini che mancavano. I marinai sono dei tipi molto superstiziosi. I rudi membri dell'equipaggio delle navi negriere e dei brigantini di Brown, Crawford e Tillinghast si facevano il segno della croce se vedevano il vecchio andare verso il suo magazzino in Dublin Street. I suoi uomini e i suoi capitani lo detestavano, ma erano legati a lui dalla paura. Nessuno voleva più navigare per lui, sulle sue navi si imbarcavano solo meticci dell'Havana, della Martinica e di Port Royal. Oh sì, il porto di Providence aveva visto cose così strane che il sangue ti si ghiacciava nelle vene. Non più di un mese dopo, 3 marinai, tipi che non si perdono un viaggio, avrebbero dovuto partire con la Gaeta. Furono visti la sera prima, ma il giorno della partenza erano scomparsi. Lo sceriffo organizzò una battuta con i suoi vice, le giubbe rosse, e rivoltarono l'intero magazzino in cerca di alcol. Proprio così, di quei tre non gliene fregava nulla. A Smith fu chiesto di pubblicare un annuncio sul suo giornale, ma non ci fu risposta. Sono felice di vederti interessato a queste vicende, però devi saperne di più per poter capire. Ti dico una cosa, conosco un tizio che può raccontarti molto, Arthur Prokop. A quest'ora lo puoi trovare alla Royal Standard. Devi solo tornare indietro verso la chiesa. Digli che ti mando io. Grazie, ci vado subito. Arrivederci, marinaio. Mi manda il signor Blackfish. Sto cercando informazioni su Gregor Herschel, un armatore dell'epoca coloniale. Allora siete capitati nel posto giusto. Perché si dà il caso che il padre del mio bisnonno, Lindon Spock, lo conoscesse molto bene. Dovrei avere ancora alcuni documenti lasciati da mio padre, ma datemi tempo fino a domani, eh? Ci rivedremo qui, alla stessa ora. Sono venuto a vedere come stai. Quando sei venuto da me 2 giorni fa, tu... Oh, scusami, la mia memoria va e viene. Quando sei venuto da me eri molto inquieto, come se fossi in pericolo. Dimentica quello che ti ho detto. Stavo male. Non parliamone più. Il dottor Eggleton è preoccupato per te e lo è anche tuo padre. Edgar, sei sicuro che vada tutto bene? Puoi tranquillizzarli da parte mia, perché ora è tutto quanto a posto. Lascia che ti presenti il mio collega, il dottor Owens. Volenti non fiti in iuria. Non dimenticate ciò che dobbiamo fare, signor Witcherly. Age quod agis, se vi aspetterò nel bungalow. Edgar, ti lascerò al tuo lavoro. William, addio. Sii così gentile da portare i miei saluti al signor Eggleton e di informarlo che hai constatato di persona che qui da me va tutto bene. Buongiorno, dottor Eggleton. Ho visto Edgar di recente. Mi sembra che abbia davvero seri problemi. Aspettatemi a casa, verrò presto a farvi visita e potremo parlare liberamente della questione. Buongiorno, dottore. Avete chiesto la mia opinione e sono costretto a dirvi che il mio vecchio amico non sembra più lui. All'inizio non mi ha riconosciuto, poi mi ha presentato al dottor Owens, che è ancora più strano di lui. Mentre me ne andavo mi è sembrato che chiedesse aiuto, poi mi ha salutato usando un linguaggio arcaico e formale. Sono davvero perplesso. Potete rivelarmi la natura esatta delle sue ricerche? In primo luogo, fra gli incartamenti di diverse famiglie di Providence scoprì della posta indirizzata a Gregor Herschel o scritta da lui. Quelle lettere erano state intercettate dagli abitanti intenzionati a scoprire cosa stesse accadendo. Poi trovo i resoconti sugli studi di Herschel. Edgar un giorno mi disse che i documenti del suo antenato contenevano incredibili segreti, di natura scientifica, scritti per lo più in codice misterioso, e che egli intendeva acquisire le antiche arti necessarie per comprendere quello che celavano. Mi spiegò che aveva visitato molti cimiteri alla ricerca della pietra tombale di Herschel, che avrebbe dovuto riportare un'iscrizione con i simboli mistici necessari per decifrare il manoscritto. La cosa strana fu che ebbi l'impressione che non fosse lui a parlare. Temo che egli sia sotto l'influenza di questo dottor Owens. C'è solo un modo per garantire la sua sicurezza: farlo internare. Grazie per il vostro prezioso aiuto, William. Continuate le vostre indagini, ragazzo mio. Dobbiamo scoprire cosa si cela dietro questa... Buongiorno, signor Witcherly. Se posso essere così sfrontato, vorrei consultare le carte delle ricerche di Edgar. Ma certo, entrate. Ieri il dottor Eggleton mi ha parlato dei problemi psicologici di cui soffre Edgar e, secondo il suo parere, essi sono in parte collegati ai suoi studi. Di ritorno dai suoi viaggi, Edgar era solito rinchiudersi nella sua stanza a lavorare. Non voleva assolutamente essere disturbato per nessun motivo. Era impegnato nella decifrazione delle copie fotografiche di un antico manoscritto. Poi iniziò a interessarsi sempre più all'alchimia e a frequentare i cimiteri. Dalla sua stanza esalavano sempre più spesso odori insopportabili. Edgar sembrava impazzito, lanciava alte grida e intratteneva lunghe conversazioni con interlocutori immaginari. Il 15 aprile, mi ricordo la data perché era il venerdì santo, la signora Witcherly in corridoio preoccupata ascoltava strane cantilene in lingue straniere e una serie di sillabe che si concludevano in ya. Dopodiché svenne. Quella sera abbiamo avuto una lunga conversazione nel mio studio, durante la quale gli ho detto che, quali che fossero le sue ricerche, non potevo più tollerare il suo comportamento. Fu proprio quel giorno che decise di trasferirsi a Pawtuxet. La sua stanza è di sopra, William. Non l'abbiamo toccata dal giorno in cui è partito. Come osate penetrare nella mia dimora in questo modo, straniero? Edgar, non mi riconosci? Oh, ma sì, certamente. Scusami tanto, è la mia memoria che fa qualche scherzo. Potresti ricordarmi perché ti ho chiesto di venire? Fai attenzione, Edgar. Stai studiando cose terrificanti che stanno avendo la meglio su di te. Ma che idiozie dici? La scienza viene sempre ostacolata da voci malevole e da shock e paure. Edgar, qual è il soggetto delle tue ricerche? Sto lavorando a una scoperta sconvolgente che per il momento deve rimanere assolutamente segreta. La sua rivelazione segnerà l'alba di una nuova era per l'umanità. Sei sicuro di agire per il meglio? Ci sono cose che devono restare nel passato perché il tempo le possa cancellare. Non tutto può essere dimenticato. E ciò di cui parlo ormai non è più solo una memoria del passato. Capisco. Io devo tornare a Providence. Ti prego di scusarmi. Ad ogni modo, porta i miei saluti al dottor Eggleton. E non preoccupatevi troppo per me. Le mie condizioni sono perfette. Bene, mio giovane amico, avrete di che soddisfare la vostra curiosità. Ho trovato il diario di bordo del mio avo e gli ho dato un'occhiata. È una lettura inquietante. Bisognerà tarpare le ali a quell'uccello di malaugurio. Esso parla di mondi sotterranei, di creature mostruose, di patti col demonio. Ci sono anche delle lettere inviategli dagli abitanti del luogo. Tutte quante inserite in un plico indirizzato al governatore della colonia Newport, che però non è mai stato spedito. Ecco, guardate. Diavolo, amico mio, il mio antenato era davvero un temerario. Sapevo dell'incendio alla fattoria di Pawtuxet World, ma non sapevo nulla di queste terribili circostanze. Il posto è dannato per l'eternità. C'è un bungalow ora dove sorgeva la fattoria. Il proprietario è un tizio abbastanza strano, si chiama Edgar Witcherly. Buongiorno a voi, caro William. Ci sono novità? Sì. Sono tornato a casa di Edgar e sono riuscito a entrare prima del suo arrivo. Ecco cosa ho potuto scoprire dalle lettere che ho trovato. Edgar sta conducendo le stesse ricerche del suo antenato. Sembra che abbia tentato un esperimento che, prima di fargli perdere la ragione, gli ha permesso di impadronirsi di antichi segreti. Avete ragione, ormai è indubitabile che egli sia folle e che questo dottor Owens abbia su di lui un'influenza nefasta. Dobbiamo proteggere Edgar. Vorrei usare il vostro telefono. Dovrà intervenire lo sceriffo con un ordine di internamento. Ci incontreremo a casa di Edgar e saremo pronti a fronteggiare ogni eventuale reazione o pericolo. Andiamo. Edgar, devo agire in questo modo per il tuo bene. Per tutti gli spiriti e i miei ordini vi maledico. Possa Arzanot sottomettervi restrette sui schiavi per l'eternità. Mi raccomando di riposare prima di procedere all'esplorazione di questo luogo. Ogni indizio può essere prezioso. Ci vedremo a casa vostra.